usa argomenti, rispondi a quello che ti ho detto io, non fare in generale la saccente, non sei una persona saccente, anzi sei anche, vabbè, dai, dimmi, prego. No, finisci, sono anche abbastanza. No, non finisco, ti ascolto, però sai cos'è che mi dà fastidio ascoltare stupidaggini, però va bene. Alfonso, vado? Vai, se vuoi, allora, sì, assolutamente. Ripeto da capo, per suscitare invidia le persone dovrebbero avere qualità straordinarie. Io personalmente penso di non suscitare nessun tipo di invidia. Tu sei una persona estremamente istrionica e mitomane e pensa di suscitare invidia in qualcuno. Ma io non ti ho parlato di me prima però. Dopo la replica, Marini, prima la Elia. Ok, grazie. Scusa Alfonso. In realtà penso che tu non abbia nessun tipo di qualità. Certo. Né umana, né artistica. Certo. Penso che basti. Le qualità umane non si vedono dagli sproloqui costruiti. No, non so. E le qualità artistiche si dovrebbero vedere sul palcoscenico. Tu, ahimè, non hai qualità di questo tipo. Mm-hmm. Le uniche tue qualità sono acchittarti, gonfiarti, sì, metterti calze a rete con contenitive sotto, certo, allungarti i capelli, coprirti, sì, di lustrini, metterti unghie lunghissime, sì, tirare da tutte le parti dove che puoi tirare. Beh, sei tiratissima, cosa? Valeria, almeno una volta di la verità in vita tua. Io verrò qui dentro. C'hai le rughe verticali, significa, sì, che ti sei tirata dalla testa ai piedi. Cioè tu hai iniziato dagli alluci e sei finita alle orecchie, certo, poi dalle orecchie sono andate dietro e c'è la cucitura dietro.